Salve a tutti Wachikebari e benvenuti in questo nuovo video recensione. Ho deciso di parlarvi di un film che ho visto tantissime volte da bambino e ho anche il DVD, che è Chicken Little. E non sto parlando del cortometraggio Disney del 1943 che si chiama Questioni di psicologia che poche persone hanno visto, chiaro? All'inizio, durante la recitazione di Chicken Little, il protagonista doveva essere una femmina e la storia era incentrata su un campo scout estivo, non ho bene capito, però a me non mi piace. Nel 2005 è uscito Chicken Little, Amici per le penne, che è un film diretto da Mark Dindal. Ok, questo è stato il primo film di Disney Pixar completamente in 3D, fatto al computer senza l'aiuto della Pixar. E all'inizio, nella versione italiana, il film doveva chiamarsi Nino Pulcino e la banda Salvamondo. E per fortuna che non hanno messo questo titolo perché fa veramente cagare. Lo dico sul serio. Sì. La storia parla di Chicken Little. Pulcino molto, come dire, ha tanta ansia e paura. E crede che a un certo punto il cielo crolli e ci sia la catastrofe, l'apocalisse. E ovviamente tutti quanti sono in preda al panico, aiuto, paura, ma poi si scopre che era tutto un malinteso. Già, e ovviamente la gente inizia a domandare a Chicken Little: oh, ma che cosa fai? Oh, ma sei impazzito? E tante persone lo criticano. Anche il padre, che in originale si chiama Buck Luck, ma in italiano Peppe Gallo, e diciamo che sì, è un po' imbarazzato dal comportamento del figlio. A scuola, Chicken Little non è una star, è un po' uno sfortunato, uno sfigato. Tanti lo prendono in giro, soprattutto questa volpe qua maledetta che si chiama Foxy Loxy, credo. Ma per fortuna Chicken Little ha degli amici come Alba Papera, Aldo Cotechino, Pesce Fuor d'Acqua. A me mi hanno sempre fatto divertire. Tanti dico che sono inutili, non serve proprio a niente. Sono dei bei personaggi. Ovviamente Chicken Little non vuole più essere, appunto, preso di mira e quindi decide di impegnarsi a mille per diventare popolare. Come? Partecipando a una partita di baseball. E cavolo, questa scena l'ho sempre adorata, bellissima. Ma una notte, all'improvviso, il cielo crolla. Già ragazzi, Chicken Little, dopo che è stato acclamato da tutti quanti per aver vinto la partita di baseball, oh my god, il cielo crolla, Pesce Fuor d'Acqua viene rapito ed è un casino totale. E i nostri eroi devono, collaborare per salvare il loro amico. Sì, la prima parte è tutta quanta liscia, ma dopo inizia a essere molto più movimentata. E soprattutto Chicken Little incontra un alieno che si chiama Kirby. Sì ragazzi, si chiama Kirby, ok? Però i suoi cari genitori lo stanno cercando. Oh mio Dio ragazzi, gli antagonisti di questo film, gli alieni con le armature robotiche, da bambino mi hanno sempre fatto una paura tremenda. Anche se riguarda adesso, cacchio, sono fatti veramente bene. Minacciosi, cattivi, spietati. L'unica cosa che vogliono è riprendere il loro figlio. Mandano gli alieni, che ovviamente escono dal cielo e poi creano un casino totale. Tutti quanti sono proprio in preda al panico. E Chicken Little, sì, da questo momento in poi il suo scopo nella vita è quello di ridare il piccolo Kirby ai suoi parenti. Allora ragazzi, questa è la trama. Molti dicono che sia veramente uno schifo. La storia, i personaggi, tutto fatto di merda. Per me è buono. Sinceramente ragazzi, ci sono tantissimi altri film della Disney che sono peggiori di questo. Vorrei dire Milo su Marte. Ho fatto la recensione, veramente il peggior film Disney della storia. Fa davvero cagare. E davvero, a me dispiace. Cioè, io ho visto Chicken Little per tanto tempo da bambino. Mi sono anche affezionato. Ho il DVD, ho anche il pupazzo, pure anche un libro. Ma davvero, cioè, le recensioni sono tutte Chicken Little fa schifo, Chicken Little è Satana, Chicken Little fa cagare. Tutto così, ragazzi. Perché? Io penso che il problema sia forse l'animazione. Beh, certo, non è mica la Pixar, ok? Però, cioè, un po' esagerato, dai. Ok, comunque c'è questo personaggio qua, questo porco spino,
che io non ho mai capito. Oh, è sempre presente in ogni copertina, ma nel film non fa niente. Comunque, lo dico che a me il finale della parte dove i personaggi guardano il film di Chick e Little mi piace abbastanza. Ma lo stesso, cioè, io... mi piace. Ma se voi guardate pure le tier list, tutti quanti dicono che Chick e Little è obbrobrio, sempre in F, in basso, l'inferno totale. Poi dicono addirittura che Chick e Little sponsorizza la propaganda, Hitler e tutte le altre cose. Ma la mentalità c'è oppure no? Ma io dico. Poi ho sentito dire che è un film pessimo, nessun bambino dovrebbe mai guardarlo. Oh mio Dio, ragazzi, ma che cazzo è? Ma veramente... No, raga, sono serio, eh? Cioè, io spero tanto di non essere l'unico sulla faccia della Terra ad apprezzare Chick e Little. Cioè, io... Se, cioè, veramente... Ok, non ha le sue opinioni, però davvero tutte le recensioni sono... sono veramente esagerate. Perché, ok, qualcuno potrebbe dire... vabbè, ma tutti quanti, la maggior parte dei personaggi, sono contro Chick e Little. Ragazzi, ma... Se tu fai una figuraccia enorme, è certo che la gente inizia a dirti, oh, ma che cosa fai? E la tua reputazione poi va giù in basso. Cioè, a volte capita. Anch'io, quando ho detto una minchiata colossale, la gente mi ha mi ha criticato. Capito? Capita spesso, comunque. Anche i critici hanno odiato Chick e Little. Al box office non è andato molto bene. Ma io vi dico una cosa. Invece di guardare le recensioni e subito fare un'idea sbagliata, guardatelo e poi nei commenti scrivete la vostra opinione. Chick e Little è uno dei miei film preferiti. Lo so, vi ho scioccato, ma a me piace molto. È una bella storia, carino, mi piace. E non ho niente altro da dire. Ottimo. E so già che tanti mi criticheranno, ok? Ciao ciao!